Sappiamo, il programma di Samba Radio in collaborazione con Trentino Sviluppo. Bentrovati amici di Startupiamo con l'ultima puntata realizzata in collaborazione con Trentino Sviluppo. Oggi, per parlare del premio di 2T che ha avuto la sua finale lunedì 21 maggio, abbiamo i vincitori di questa edizione del premio. In ordine abbiamo Federico, Kenny e Mauro. E con loro approfondiremo un pochino quello che è stato il percorso del loro progetto all'interno dell'impresa, del premio d'impresa di 2T, e quelli che sono stati un po' i criteri che hanno portato al loro successo e quelli che possono essere gli sviluppi futuri di questa impresa appena nata. Ecco, Federico, l'impresa che avete presentato, il progetto di impresa, ci vuoi spiegare un pochino cos'è, come si chiama, qual è la sua mission? Noi siamo Abita, un gruppo multidisciplinare, perché io studio ingegneria, abbiamo una parte che studia economia e una parte architettonica, si cura l'architettura. Quindi anche per una convergenza di interessi noi proponiamo un qualcosa che riguarda il mondo dell'edilizia. Visto che siamo in Trentino, la tradizione del legno è molto forte, proponiamo qualcosa che riguarda l'edilizia in legno. Nel nostro piccolo pensiamo di aver inventato, tra virgolette, di aver pensato un nuovo sistema per costruire case in legno. Questo sistema, attraverso una standardizzazione produttiva, consente comunque una personalizzazione spaziale e personificazione anche delle finiture, ovviamente, energetica e quant'altro. Quindi, da una parte riusciamo a dare la casa che ognuno vuole, dall'altra riusciamo comunque a standardizzare la produzione, quindi a metterci sullo stesso livello di una casa prefabbricata. Quindi vi siete inseriti in uno dei tanti filoni, che è quello anche che Trentino Sviluppo ha in questi anni portato avanti, che sia appunto la classificazione energetica e quindi la sostenibilità ambientale, che anche la filiera del legno trentino. Avete voluto proprio avere anche questo collegamento stretto con il territorio. Esattamente, abbiamo trovato terreno fertile, possiamo dire, da questo punto di vista. Il percorso all'interno del premio di 2T, Kenny, come si è sviluppato, quanto vi è stato utile, cosa vi è stato utile per poter capire un pochino la sostenibilità della vostra idea? Allora, inizialmente abbiamo presentato soltanto un'idea, che man mano che siamo andati avanti, quindi abbiamo superato le varie fasi, è stata seguita da vari tutor che ci hanno affiancato appunto Trentino Sviluppo. Ci sono stati dei vari corsi molto importanti anche per capire come redare un business plan, per capire la fattibilità dell'idea, per trovare eventuali sbocchi di mercato, e nella fase finale sono stati seguiti personalmente da una tutor, che è una società di consulenza finanziaria e sulla contabilità, che appunto ci ha permesso di perfezionare l'idea e il business plan. Quindi un affiancamento passo passo dall'idea fino alla seconda fase, esattamente. E questo affiancamento, tra l'altro, è stato dato comunque a tutti i partecipanti. Sì, cosa non da poco, quindi non soltanto a voi. Molto utile, esatto. Voi, vincendo, Mauro, avete vinto sia appunto una somma in denaro che, da quanto capivo, se non sbaglio e se non ricordo male, anche un corso di formazione al QOA. Sì, allora i soldi, c'è una parte del premio che è destinata alla formazione. Volendo si può partecipare a questo MBA che viene proposto da Trentino Sviluppo, che è molto interessante, a Vicenza. Altrimenti, adesso in realtà stiamo valutando quale delle due ipotesi seguire, possiamo rinunciare a questa opportunità per distribuire la formazione su tutti noi tre, perché ovviamente avendo tre anche campi di ricerca ben differenti, che poi in realtà è forse anche un po' la forza del nostro gruppo. Ecco, no? Proprio questo aspetto, voi avete tre percorsi un po' differenti. Come nascete, come è nata la vostra idea, come vi siete trovati e come avete detto proviamo a fare questa cosa? Beh, allora l'idea di partecipare al concorso è di Kenny, quindi originariamente il merito è tutto suo. Questo va detto. Poi abbiamo cominciato a capire un po' quelli che erano i nostri interessi, perché ci sono delle convergenze evidenti, certo. Cioè io sono architetto, quindi l'edilizia e il mondo dell'abitare mi interessa tantissimo. Ingegnere ovviamente non può che trovare terreno fertile su questo, e anche Kenny era molto interessante. Quindi abbiamo cercato di capire quale poteva essere una risposta innovativa.
a un bisogno comunque del mercato, che è quello dell'abitazione, ma dell'abitazione con certi criteri, che sono appunto quelli della sostenibilità, del risparmio energetico. Quindi forse proprio questo, sia la necessità di incontrare un bisogno, che anche il radicamento con quello che offre il Trentino, appunto il legno e l'attenzione alla sostenibilità, forse è stato uno dei punti che magari la giuria ha voluto premiare, secondo voi? Sicuramente, penso. Sicuramente da questo punto di vista qui siamo stati avvantaggiati. Poi c'è anche da dire che l'idea nostra nasce anche un po' da questo, cioè nel senso, noi siamo figli di un territorio che ha delle qualità che proprio nel legno, anche a livello nazionale, forse anche certo, guardando con una scala più ampia, offre queste eccellenze sul territorio. Quindi in realtà c'è anche da dire che noi, essendo condizionati positivamente da questo territorio, siamo stati portati a vedere soluzioni che lavorassero con queste qualità. Certo. E quindi forse la giuria è riuscita anche a intercettare questa nostra intenzione. Certo. E oltre a questo c'è comunque una risposta positiva dei dati di mercato. Nonostante l'edilizia sia in calo, il mercato edilizio, quello dell'edilizia sostenibile e in legno ha comunque delle crescite rispetto ai casi. Sì, sicuramente il mercato tradizionale è abbastanza contratto e bloccato, certo. Si registra una tendenza a negativa, spostarsi su questo tipo di edilizia. Sì, secondo noi che il mercato sia, stiamo vivendo un periodo di crisi, per noi dal punto di vista nostro è più un'opportunità che un rischio. Certo. Perché il mercato è molto più sensibile anche ad intercettare questo tipo di idee, questo tipo di proposte. O comunque innovazioni nel Esattamente. Settore. Infatti c'è da dire che anche nella fase di preparazione, della fase finale, in cui abbiamo cercato di avere dei contatti con delle aziende, dei produttori, in modo da capire, uno, la fattibilità, due, gli eventuali costi e tre, le modalità di sviluppo del progetto, abbiamo trovato molta disponibilità. Questo è anche dimostrazione che in realtà anche il tessuto produttivo vede con piacere delle possibili innovazioni. È attento, perché, sì, perché ha bisogno, esatto, di trovare qualcosa di nuovo per rilanciare se stesso. Quindi, esatto, esattamente. Certo, sì, quindi può vedere in questa una delle tante magari possibili soluzioni che possa dare una mano a tutto il sistema a ripartire, o comunque a ritagliarsi delle nicchie di mercato che magari adesso non ci sono. Perfettamente. È proprio in questa direzione adesso che il premio è andato bene. Sviluppi futuri anche alla luce delle varie conoscenze che avete potuto fare con investitori, possibili partner, con comunque soggetti che Trentino Sviluppo è stato bravo, tra virgolette, a mettervi in contatto. Si muovono le cose, si possono muovere, quale cosa vi aspettate, come si stanno muovendo le cose, come si evolvono? Si stanno muovendo e anche molto velocemente. Bene. Forse troppo. La nostra sorpresa. La vostra sorpresa. Sicuramente, perché vincere il premio è stato... Non ve l'aspettavate? No, una richiesta così immediata, così interessata anche da parte appunto delle aziende produttive, non ci aspettavamo. Questo è da dire che al di là dell'idea, la forza, cioè il fatto che abbiamo subito tante richieste, forse deriva anche dal fatto che Trentino Sviluppo ha una rete, un canale privilegiato di vincere è stato fondamentale. Cioè senza questa sicuramente nessuna delle proposte che ci sono arrivate sarebbe probabilmente arrivata, senza che noi andassimo proprio a cercare, invece sono arrivate a noi, che è una cosa abbastanza inattesa per dei ragazzi di 24-25 anni che provano. Infatti ecco, ricordiamo che sono ragazzi appunto di un'età abbastanza giovane, quindi una bella soddisfazione, immagino, che soddisfazione per voi stessi in un mercato, in un mondo in cui appunto il mercato tradizionale offre poco, non solo ai giovani ma in generale, dimostrazione che magari un'idea e delle buone idee possono essere vincenti. Sì, questo ci dà fiducia. Assolutamente, anche in generale, nel senso, certo, proprio dal punto di vista della comunicazione, cioè tanti nostri coetanei e forse anche noi in realtà spesso siamo scoraggiati dalle difficoltà che certo, la situazione propone, purtroppo, soprattutto per chi lavora nel campo dell'edilizia. Sì. Però vedere occasioni di questo tipo che poi arrivano a dei frutti di questo tipo in realtà dà veramente fiducia. Ecco, ricordiamo che sono passati dal 21 di maggio da 10-15 giorni, quindi sì, non esatto, tantissimo, no, è già avere un riscontro immediato, sì, sì, gratificante quantomeno. Assolutamente. E anche responsabilizzante, certo, adesso bisogna lavorare. Quello che era un'idea, per quanto fondata, più possibile, si sta trasformando in maniera molto veloce in realtà. Quindi questo richiede un impegno
e una dedizione che noi credevamo di avere, ma adesso veramente si tratta di metterla in campo e vedere con i nostri muscoli fin dove arriviamo, certo. Muscoli nel senso di volontà. Certo, certo. E proprio a questo punto, per chiudere, operativamente adesso i prossimi passi, avete in programma, non lo so, incontri? Sì, noi in questa fase stiamo cercando di incontrare più persone possibile in realtà, per capire anche dove andare, cioè verso cosa muovere il progetto, perché crediamo che il progetto che noi abbiamo presentato è un buon progetto, è una buona base di partenza, ma comunque migliorabile, o comunque si può ancora differenziare di più l'offerta. Perfezionarlo. Perfezionabile. Perfezionabile, faccio un esempio per chiarire un po' tutti, non lo so, dagli serramenti piuttosto che tarata su porzioni di abitazione o perfezione? Allora, il sistema, forse questo non avevamo detto, in realtà è un'idea, okay, appunto di, per costruire degli edifici assemblando, meglio collegando, okay, dei moduli, dei moduli abitativi, dei, delle porzioni di stanze, comunque sia, sì, degli ambienti. Quindi in realtà adesso noi stiamo valutando sul modo con cui queste porzioni vengono costruite, assemblate, perché poi ovviamente le variabili in campo sono molte, dal, certo, costo di trasporto fino alla complessità, certo, della costruzione e alla gestione del cantiere. Certo, quindi perfezionare la filiera completa. Esattamente. Quindi adesso noi stiamo cercando di capire come prendere questo progetto e sfruttare tutte le possibilità che vengono da queste fasi. I vari passaggi. Esattamente, quindi anche magari rinunciando a determinati aspetti o implementandone altri. Quindi ottimizzare proprio i passaggi di tutto il processo. Anche produttivo, in relazione al tipo di partner che, certo, sposeremo alla o i diversi partner, perché magari ogni partner può avere esigenze diverse, quindi ritarare, certo, il progetto, così, a seconda delle esigenze. Esattamente. È una cosa secondo me interessante, che il rapporto con i partner per noi non è soltanto un rapporto di produzione o di come si dice, soltanto della parte produttiva, certo, è un rapporto anche che riguarda lo sviluppo, ah, la, okay, ricerca. Quindi insieme di crescita, capire insieme come meglio. Esatto. Sì, sì. Quindi è un rapporto veramente fruttuoso, anche al di là del progetto, anche a livello, cioè, personale, esatto, certo, come si formano dei campi anche di interesse, di riflessione, per noi incredibili, ma forse anche per le imprese piuttosto interessanti. Assolutamente, quindi un arricchimento reciproco, diciamo, sia per voi che per tutto il sistema delle imprese edili e dell'indotto che ci digerà intorno, insomma. Sì. Bene, quindi prossimi passaggi ci terrete aggiornati? Certamente. Assolutamente. Noi, come chiunque volesse, può trovare a breve delle informazioni da qualche parte? Avete introdotto? Noi abbiamo un sito internet, ecco, che in 10 giorni siamo riusciti solo a creare un page, abete.eu. Quindi ricordiamo, lì ci sono i riferimenti. Abete.eu. Esatto. Esatto, lì ci sono i riferimenti per contattarci. Bene. Allora, augurando un grosso in bocca al lupo ai nostri amici Federico, grazie, Kenny e Mauro e a abete.eu, tutte le informazioni lì. Ricordiamo che indiscrezioni dicono che il prossimo bando per il prossimo premio di 2T potrebbe essere nel prossimo autunno, quindi invitiamo tutti a monitorare il sito di Trentino Sviluppo, www.trentinosviluppo.it, perché come dimostrano i nostri tre amici oggi, le possibilità, se uno ci crede e ci prova, possono trasformarsi in realtà, certo, quindi, vero? Ecco. Quindi salutiamo ancora una volta Federico, Kenny e Mauro, li ringraziamo e facciamo i nostri complimenti augurandovi il meglio possibile. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima occasione. Un saluto a tutti, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Startuppiamo, il programma di Samba Radio in collaborazione con Trentino Sviluppo.